possiamo ritrovarci a una distanza ravvicinata quando non abbiamo la contezza di reagire con le giuste tecniche o con la giusta reattività. Va bene quando l'altro chiude prendere lo spazio all'indietro, è un'ottima soluzione, però dobbiamo stare attenti a non sederci indietro, quello che in gergo viene chiamato sedersi all'indietro. Cosa vuol dire? Che prendere spazio sì, però vedete che mi sono seduto sul piede posteriore. Quindi da qui prendo spazio, ma mi sto radicando indietro, il compagno riesce a caricarmi. Posso prendere spazio, ma sempre attivo per poter ritornare. Quindi, ripeto, può succedere, non ho la contezza, magari stiamo discutendo. L'altro si muove, io prendo spazio, ma prendo spazio comunque col piede, con l'anca posteriore attiva per poter ritornare. Se io prendo spazio in questo modo, vengo immediatamente trascinato via. Ok? Quindi l'idea è prendere spazio va bene, ma prendete spazio in maniera attiva. Non prendete spazio sedendovi all'indietro, ovvero in maniera passiva.